Feci un lavoro nel 1990, insomma, sì. La canzone si chiama Sulla rotta di Cristoforo Colombo e Colombo, e con c'è Lucio Dalla e Edoardo De Angelis. Vabbè, ma ce ne sono tante. No, però insomma c'era un ragazzo, ho fatto. C'era un ragazzo proprio, cioè nel senso. Sì, perché l'hai arrangiata da tu? No, io ho suonato la batteria, perché l'arrangiamento è stato fatto dai fratelli Amati, Andrea e Paolo Amati dell'App. Perché quella insomma è più degli anni. Però sai, molti artisti hanno riarrangiato i loro brani. Certo. Gianni ha fatto proprio un disco, si chiama, se non sbaglio, 30 volte Morandi, dove all'interno ha riarrangiato. C'è un nuovo groove, insomma. Sì, ha un altro. E invece adesso un brano che ho fatto, diciamo, live e in studio con Gianni, e che mi ha dato popolarità alla comunità batteristica, è Marinaio. Si può vedere su YouTube, insomma, questa performance live del 1996 al Teatro delle Vite, che sarà un assolo anche, dove c'è anche un assolo, ecco. Esatto. È bravissimo, cioè, guardate Ezio, perché Ezio, voglio dire, no, è proprio un grande, voglio dire, perché poi assoli, cioè nel senso li fa spontanei, perché io cioè, ti dico che ci sono tanti batteristi che tecnicamente veramente sono eccellenze, e che però, diciamo, quando fanno l'assolo è, diciamo, a memoria, è quello, diciamo, didattico, mentre invece Ezio Zaccagnini, quando fa l'assolo di batteria, è se stesso, e questa è una cosa, insomma, che è stupenda, notate questo, perché questo è importante. L'assolo, io non c'è mai un assolo che faccio uguale all'altro, perché è il momento in cui veramente esce fuori, come l'espressione dice Castaneda in un libro, l'anima incarnata, no? Bravo. Però è chiaro che uno porta dietro e dentro tutti gli studi che fa, ma certo, è chiaro. Io personalmente non me li vado a rimettere nel solo. E dipende poi dalla serata. Ci stanno pure i rudimenti dentro, chiaramente. Tu tantissimi, cioè, nel senso, però magari spontaneamente, insomma, sì, quello no, che ma sai, stiamo sempre. Io ripeto spesso una frase del grandissimo batterista Art Blakey, che diceva: suono quel che sono. Quindi suono quel che sono, per me è sempre così. Ogni nota è sempre, fa parte del tutto il percorso della mia vita, non solo musicalmente. No, ma poi voglio dire, nel senso, una cosa insomma che diceva invece John Bonham, che lui, diciamo, apprezzava un batterista, io lo dico da Rocchettaro, cioè i batteristi che quando magari andava a un concerto, andava a sentire, suonavano qualcosa che lui non aveva mai sentito prima, quindi anche in un assolo, e questo qua, diciamo, essere originali, essere artisti nello strumento, certo, no? Certo, penso assolutamente. E invece l'altra domanda è dal punto di vista batteristico, gli artisti, perché che cosa ti apprezzavano di più? Ma sono sicuro, sono sempre stato chiamato per forse la parte mia creativa, no? Proprio perché sono un creativo, e quindi la parte creativa, quella di non essere, cercare di non essere monotono, no? Anche quando porti un groove semplice, ma cercare di metterci il tuo, quello che si chiama la firma, insomma. E poi sicuramente il fatto che vada a tempo, ecco, no vada a tempo. No, vabbè, io amo la musica, c'è una creatività perfezionista, però, io, guarda, amo la musica e amo il fatto che faccio del mio gioco preferito il mio mestiere, il mio lavoro, no? Per cui quando mi siedo qui dietro ho sempre quel piacere di suonare, ma lo dico sul serio, e per cui per me suonare un to play, giocare, no? Sì, esatto. E suonare in un tempo semplice, suonare una parte complicata, cerco di essere sempre al 100% in quello che faccio, insomma. E forse è questo quello che arriva all'artista o al musicista, insomma. E quindi, cioè, nel senso, di tutte qualità che hanno contribuito, insomma, a fare di Ezio un grande batterista italiano, perché insomma, cioè, noi qui nella penisola è vero che, come dicevamo prima, magari seguiamo con attenzione quello che fanno, diciamo, in America, però insomma c'è un grande patrimonio, insomma, de potenzialità artistiche e musicali che insomma deve, quindi must, cioè lo dico pure, insomma, in inglese, essere valorizzato, perché insomma, ecco, è apprezzato, insomma.
prima parlavamo degli anni 70 a livello batteristico, adesso ecco. In Italia, dove c'era un gap, una differenza tra l'America e l'Italia, anche tra l'America e l'Europa stessa, questo gap si è ristretto molto e la didattica italiana e i batteristi italiani, parlando proprio di batteristi italiani, non hanno nulla da che invidiare ai batteristi d'oltreoceano, fermo restando che comunque loro sono dei grandissimi musicisti, ma noi abbiamo altrettanti musicisti bravi qui. Quindi insomma, ecco, se proprio dovessi proprio fare una, non una polemica perché non è il mio stile, però comunque a volte trovo che questo chiamare i musicisti americani per lavori italiani un po' troppo, ecco. Ecco, no, dillo questo, ecco. Troppo, penso che si dovrebbe un po', ecco, attingere, no, al nostro patrimonio, che poi alla fine ripaga sempre, insomma, perché quando, cioè, penso, che poi, guarda, un batterista, guarda, io ho questa idea, quando un batterista suona per una cantante, un cantante italiano, oltre a, almeno io faccio così, oltre a suonare il backbeat, insomma il groove, il tempo, come lo vogliamo chiamare, il pattern, ma ascolta anche le parole. Quindi io mi emoziono se ascolto delle parole, magari. Bravo, bravo, questo hai detto una cosa grandiosa, grandissima. Non lo so se è grandiosa. No, no, però io so che. Personalmente ti dico così, insomma. Io penso che ascoltare le parole sia importante, perché poi quando si va a suonare si riesce a suonare o con leggerezza, o con forza, o con degli guizzi rispetto, cioè, anche al testo. Quindi questo l'hai detto dal punto di vista batteristico, certo, io lo dicevo anche dal punto proprio di vista della trasmissione delle emozioni, cioè, no, che arrivano, che penetrano nelle persone, cioè, perché c'è il testo, diciamo, in italiano che scrive Gianni Morandi, non solo tu che stai a sentire, fruitore di musica, senti, capito, la batteria o la melodia o l'armonia, ma senti il significato profondo che, voglio dire, certe volte è proprio una lama, no? E quindi se tu senti la musica in inglese, questo, cioè, per quanto uno può essere, diciamo, può conoscere l'inglese, ma voglio dire, non è mai influente quanto l'italiano, quindi chiaramente penso, insomma. Ma io ne parlavo semplicemente per il fatto che noto che ci sono molti cantanti italiani che chiamano alla ritmica batteristi d'oltreoceano, che sono bravissimi. No, no, ma chiaramente, però come il negro, Orazio, quello è cubano. No, detto. Orazio, mi hai fatto un nome che tra l'altro lui, insomma... Nel 97 stava in Italia? Sì. Lo conosci? L'ho conosciuto proprio quando stava qui. Stava, abitava a Roma. Sì. Hernandez. Però non sto parlando di quello. Sì. Perdonami, non è no, quello. No, era... Devo dire, proprio nell'ambito diciamo della discografia, no? Chiamare, va bene chiamare, fare dei dischi in America, dove... Certo. Però certo. Quando si fanno i tour, chiamare dei musicisti... americani, insomma, si toglie un po' di lavoro a noi italiani, ma non perché noi non siamo capaci, io non capisco perché, però comunque. No, no, chiaro, chiaro. No, ma poi lo sai che c'è. Questa che comunque se quella dai. No, 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 che tagliamo? Invece non è. No, perché voglio dire, nel senso, non tagliamo le altre TV. Poi c'è un fattore, Zappa, cioè i nonni di Zappa, erano italiani, cioè tanti artisti praticamente che poi sono diventati famosi in Italia e in America, c'avevano i nonni, capito, italiani. E questo, cioè, nel senso, è un gap poi del Novecento dal punto di vista dei tecnicismi, perché a 12 corde, a chitarra a 12 corde, è la chitarra battente che tu se sei del sud conosci e che ce n'aveva, cioè, 10, e che, voglio dire, era la chitarra barocca. Quindi, cioè, non è che si sono inventati... Poi, diciamo, oltreoceano, tante cose nuove, la batteria, e poi queste cose nuove, cioè, vedete, grazie anche ai neri. Che ma guarda, io... È il multiculturalismo, io dico, ecco, cioè, quindi, ecco, per screditare. No, ma io non voglio, guarda, ti dirò molto sinceramente, non faccio nessun tipo di battaglia campanilistica, lo dicevo semplicemente perché la domanda era basata sulla didattica e sulla... Io parlo che negli anni 70 e 60 c'era forse anche i primi anni 80, soprattutto la batteria, sì, esatto, la batteria, sì. Adesso trovo che questo si sia ristretto, per cui non vedo il motivo. Per quanto riguarda il discorso che facevi te, rispetto alla dicitura della musica,
Non ci dimentichiamo che nella musica classica, quando noi andiamo a leggere le partiture, cioè lento, andante, bravo, allegro. È scritto in tutto il mondo in italiano. No, no, ma infatti, giusto, hai detto una cosa giustissima. Poi io dico pure che ci sono stati anche delle eccellenze negli anni 70, perché se pensi di musicisti italiani nel rock prog, che magari sono stati apprezzati di meno in America, ma in altre parti del mondo, sì, Nord Europa, insomma. Ma i Genesis hanno avuto i primi successi, li hanno avuto a Napoli, voglio dire, al Teatro Metropolitano di Napoli e poi dopo in Inghilterra. Gli stessi Genesis e altri gruppi prog inglesi si rifacevano alla PFM, oppure alla Vescia della Medaglia, al Soccorso, gli Osanna napoletani, insomma. A Napoli c'era pure Campagna, Corsenese, Napoli Centrale, insomma. Forse di un po' dopo, però prima... Appunto, io ho citato questi gruppi, PFM, Osanna, Rovescio della Medaglia, il Banco. Salutiamo Enzo Vita, che abbiamo intervistato. Enzo Vita, sì, un saluto. Un saluto a Torrita, sì. Quindi, insomma, ecco, questa è la... Questo, insomma, è un grande... Questo però guardiamo adesso, adesso in poi, perché abbiamo parlato un po' della storia. Infatti. Prima mi dicevi cosa stai facendo. Io, insomma, al di là di questo spettacolo teatrale, sto... La cosa che mi in questo periodo, diciamo... di pandemia, dove ci ha un po' fermato tutti, ho rilanciato sulla mia vita e ho iniziato veramente a studiare tante cose e non solo batteristiche. Ho studiato dei nuovi software, quindi ho la possibilità di registrare le batterie per me e per conto terzi, ecco, quindi anche facendo appunto dei prezzi vantaggiosi per chi vuole fare un disco e magari vuole una batteria acustica, no? Registro come puoi vedere con un set di microfonazione professionale con 12 tracce, per cui chi mi chiama e mi dice se voglio una batteria da te o un disco, io ho la possibilità di registrare il tutto. Quindi ho imparato a usare la tecnologia al mio servizio, al servizio anche. E i tuoi brani poi nascono proprio in questo... I brani nascono anche per questo, infatti io mi sono messo un po' a studiare anche altre cose e sta uscendo fuori tutta la mia creatività compositiva che ho trattenuto evidentemente per tanto tempo, e quindi grazie alla tecnologia, al fatto di avere delle tastierine a casa e di avere dei programmi e anche dei loop, eccetera, programma della musica che sto regalando per il momento ai social, Facebook, Instagram, queste cose così, e che poi magari chissà, un giorno potranno essere delle idee per un secondo mio disco, perché io ne ho fatto uno che si chiama Zip Zack in Progress con Alfredo Bochicchio e Bob Masala, ma già 10 anni fa. Quindi questo è, per quanto riguarda poi l'aspetto diciamo concertistico, io ho un'attività concertistica che mi ha portato in giro per il mondo con i Trigise, un tributo che insieme al mio amico Alessandro Sammarini e Paolo Amati portiamo avanti da tanti anni, parliamo di 20 anni, e quindi abbiamo, oltre a realizzare dei dischi nostri, anche con blues originale in stile Bee Gees, stiamo aspettando che tutto questo sia riapra per ripartire, perché avevamo un'attività concertistica molto molto importante sia in Italia che all'estero, abbiamo girato. Quindi c'è, nel senso, speriamo, insomma, che si possa ripartire questa attività. Ma si ripartirà, non sarà più come prima, ma si ripartirà, questo è poco, ma sicuro. Ma forse pure meglio, dai, perché... Non insomma, lo so, io per me la vita è impermanente, per cui nulla è mai uguale, per cui sicuramente ci saranno, appunto, come dicevo, delle differenze, ma io pure come te dico che saranno, se noi vogliamo... avremo la possibilità di veramente di cambiare il mondo in meglio, ma lo dobbiamo volere noi, certo, individualmente, passo per passo. Ogni persona è veramente importante affinché possa far sì che in questo mondo che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti sia migliore di adesso. E insomma, come vogliamo concludere? Io concluderei innanzitutto con l'augurio della salute per tutti, questa è la cosa principale, e vorrei concludere dicendo che la comunità batteristica italiana è molto unita, a volte ci sono delle disunioni, di battibecchi, io ritengo che noi dobbiamo essere più uniti, perché in questo modo abbiamo la possibilità sia come batteristi che come musicisti di poterci far valere, e questo
l'ultimo anno l'ha dimostrato, anche rispetto allo Stato, quindi a essere veramente considerati Stato istituzionalmente. Sì, ecco, questa è una cosa che puoi dire, ecco, lancia un appello come vuoi. Il mio appello, io dico la mia. Dica tu. Io quello che dico è che dobbiamo essere proprio, non dico che ci debba essere un albo, ma considerati. Quasi, però considerati proprio questo, è il mestiere del musicista, è proprio un lavoro. Ecco. Per cui che detto da te, insomma, io te lo dico, cioè, nel senso, da cittadino, non solo da musicista, ma voglio dire, se Ezio Zaccagnini dovesse essere invitato al Ministero della Cultura, dovrebbero, insomma, quantomeno lodare per tutto quello che ha dato a musica italiana. Quindi, detto da Ezio, insomma, è una cosa grande. No. Ti ringrazio, ma io, ci sono persone ancora più importanti di me, molto più importanti, che sono preposte, no? Ma io parto dal presupposto che tutto questo è un fatto culturale, no? Molto spesso la considerazione del musicista in Italia parte in alcune situazioni istituzionali, vedi i teatri, i musicisti, diciamo, dell'ambito classico, eccetera. Non esiste, questo non mi piace, io voglio. E soprattutto per la musica originale, io credo. Sì, ma sì, proprio per questo, no? Per cui mi auguro che questa pandemia finirà presto, innanzitutto, e che quando riprenderemo a lavorare sarà tutto molto più istituzionalmente più messo a posto, insomma, ecco perché. Va bene. Volevo ringraziare tutti voi, amici di Eletto TV, e facciamo sì che questa TV streaming possa crescere, perché ho visto delle cose molto molto belle, molto interessanti. Sono persone che hanno a cuore quello che fanno, e non lo fanno per danaro, ma lo fanno per passione. E siccome la passione porta avanti il mondo. Viva Eletto TV. Grazie, questo, insomma, ci fa piacere, e viva la musica originale. Insomma, un saluto qua da Roma, dal Gazzometro, dal Lungotevere, e insomma da Ezio Zaccagnini, che, insomma, ci ha rilasciato questa intervista, e tra un po', magari se vorrà, ci suonerà pure un brano. Okay. Va bene? Ciao a tutti. Okay. Ma io non ho capito.